sono particolarmente onorato per la sede in cui ci troviamo per presentare oggi il libro che è da oggi in edicola in libreria e per la presenza, sia la sede che la presenza non scontate, del presidente Grasso, a cui vorrei dare la parola. Grazie. Gentili ospiti, autorità, caro Andrea, consentimi di rivolgermi in questo modo. Io sono veramente felice di ospitare in Senato questa prima presentazione di Il Disobbediente, libro che racconta la storia di Andrea, la storia di una persona che ha scelto di fare la cosa giusta anche a costo di subire intollerabili conseguenze. E consentitemi quindi di ringraziare l'autore e l'editore di questo libro. Queste sono pagine preziose che descrivono con chiarezza disarmante le implicazioni di un atto di coraggio, tanto semplice quanto rivoluzionario, purtroppo. Quello che mi ha colpito è che questo libro, sin dal titolo, è la storia di un continuo paradosso, il disobbediente. E nel libro la qualifica attribuita a chi di fronte a una serie di illegalità si rivolge ai carabinieri, le denuncia, consente l'avvio di indagini e processi. In una democrazia basata sullo Stato di diritto dovrebbe essere la norma, non l'eccezione. Anzi, chi segnala un reato nel proprio posto di lavoro dovrebbe ricevere, non dico una medaglia, ma encomi per aver dimostrato l'attaccamento all'istituzione, all'amministrazione, all'ente o all'azienda a cui appartiene. Ed è per questo che le istituzioni debbono agevolare il comportamento virtuoso dei disobbedienti, anche attraverso un testo di legge che finalmente ieri è approdato in aula in Senato. La speranza è che il disegno di legge venga approvato al più presto, comunque prima della fine di questa legislatura. Il mio non è un libro di denuncia, non è un libro che racconta lo scandalo di Ferrovie Nord, che rimane sullo sfondo e che racconto solo in parte. Mi limito soltanto alle spese del presidente, evitando tutti quegli aspetti che potrebbero poi scadere nella polemica politica. Perché il focus del libro è un altro. Il mio vuole essere un libro contro la paura. Questo è un paese in cui ci si lamenta troppo, un paese che spesso è rassegnato, spesso si pensa che tanto le cose non cambiano, tanto non serve a niente, non è vero. Quello che è successo a me è caduto a tante altre persone. Io vorrei mostrare quella che è stata la mia risposta, la strada che ho scelto, che mi ha reso libero e che mi ha permesso di fare qualcosa per porre fine a situazioni di corruzione e malaffare che sono così diffuse. È vero, il prezzo da pagare è stato alto, però penso di aver fatto il mio dovere, nulla di più. Penso che noi dobbiamo riconoscere ad Andrea il merito di non essersi fatto i fatti suoi. Il fatto che il padre di Andrea lo redarguisca è un qualcosa che va in linea con quella frase: fatti gli affari tuoi. Andrea, chi ti ci ha chiamato? Non era un dovere quello che tu hai assolto, è un dovere etico, ma non un dovere legale. Ecco, la ragione per cui è importante questa presentazione è che il padre di Andrea avrà una risposta, cioè capirà che non è un comportamento stupido, inutile, in un paese come l'Italia, fare quello che Andrea ha fatto. Non so se me la sentirei di chiedere a tanti giovani: sì, esponi il petto, vai. Perché bisogna fare i conti con la realtà. Senza un processo che valuta e seleziona attraverso il merito, hai il panorama che hai e di conseguenza una legge da sola che tutela quello che ha fatto la denuncia si trova comunque poi contornato da persone che lo emargineranno, anche se è cruciale, avremmo già dovuto farla anni fa. La cultura come si cambia? Io credo che si cambia anche con le leggi. La legge è uno strumento formidabile per cambiare la cultura. Certo, beati i popoli che non hanno bisogno di leggi, ma noi abbiamo bisogno di leggi. Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi come Andrea Franzoso, ma noi abbiamo bisogno di eroi. Noi siamo un popolo che in questo ha bisogno di evolvere piano piano. Ecco, una legge può creare quel meccanismo di solidarietà che crea quei germi positivi per provare a invertire il trend.
Tante volte sentiamo tanta gente che fa proclami sulla legalità, più che i proclami sarebbe bellissimo fare azioni, sarebbe il segnale più forte che qualcuno facesse un'offerta di lavoro. Franzoso ha detto: io non ho bisogno di nessuno, non chiedo niente a nessuno, e gli va dato atto, però sarebbe un bel segnale che qualcuno ritenesse di dimostrare che prendersi un soggetto come Franzoso, un modo di tutelare i propri interessi e non essere un danno. Della puntata in cui noi ci siamo occupati della storia di Andrea, io ho un ricordo importante, perché ci fu una punta di 5 milioni e 200 mila spettatori quel giorno. Per circa un'ora andammo avanti, no? Cioè, un tema così delicato vuol dire che dall'altra parte la gente ha il piacere di ascoltare persone come te. Girare la testa dall'altra parte per noi è un gravissimo errore. Noi dobbiamo andare avanti con coraggio, quello che hai avuto tu. Chi è onesto va tutelato in modo concreto. Non so, è difficile da esprimere, però forse sono orgoglioso. Cioè, io, se uno mi apprezza, mi prende, al di là che sia lo Stato, al di là che sia un'associazione. Io non ho intenzione di trarre alcun vantaggio dall'aver denunciato, non ho voglia di espormi con nessuno. Credo di aver agito, di essermi comportato cercando di essere il più possibile me stesso. Da molto tempo ho rappresentato l'urgenza di approvare queste norme che tutelano i lavoratori che denunciano episodi corruttivi. E in questo modo non solo si tuteleranno loro, ma l'intera collettività, perché spezzare le catene corruttive fa risparmiare risorse, e molte anche, al bilancio dello Stato, risorse che potrebbero essere meglio utilizzate per garantire servizi ai cittadini. Siamo tutti vittime della corruzione, siamo quindi tutti in debito verso Andrea Franzoso e chi, come lui, ha avuto e avrà il coraggio di rompere il silenzio. Grazie. Thank you.